Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione Global. Ci troviamo nelle Feod Transcendence per vedere come ho affrontato e superato il tier numero 2 e naturalmente per vedere come ho sclerato male. Partiamo col dire che i due stage laterali si superano in scioltezza, la vera difficoltà sta nello stage centrale. Questa Feod, signori, mi ha costretto a cambiare più e più volte i personaggi, poiché non trovavo un team adatto per riuscire a completare per l'appunto lo stage centrale. E partiamo col mostrarvi magari il team che ho utilizzato nello stage a destra, ovvero lo stage dove non ho mai dovuto cambiare il team. E il team con la quale siamo riusciti a superare questo stage è composto da Artemisia, Rajin ed Aranea. Qua per ricaricare il countdown vi basta fare danni elementali alla quale i boss sono deboli e Rajin naturalmente fa al caso nostro, mentre Artemisia ed Aranea invece fanno tanti danni e non fanno giocare mai i boss naturalmente. Infine Ramu me lo son portato semplicemente perché stava di default in questo team. Una qualsiasi summon va benissimo. Passiamo invece allo stage a sinistra. Altro stage semplicissimo, anche se effettivamente è quello che ho ripetuto più volte per modificare poi i vari personaggi che dovevo utilizzare nello stage centrale. Comunque, il team definitivo è composto da Garland, Lightning e Aerith. Anche qua, summon totalmente a random. Questo sicuramente è il più semplice di tutti come stage, e per ricaricare il countdown mi basta fare delay al boss. Infine, lui, lo stage finale. Lo stage che mi ha fatto bestemmiare malissimo. Il team che è riuscito a distruggere questo stage è composto da Garland, Lightning e Aerith, con Summon Odino che ci consente di effettuare più danni. Ho provato svariati team, ma ci stava sempre qualche piccolo problemino. Partiamo col dire che nella prima ondata per ricaricare il countdown bisogna fare danni elementali fuoco, elettro, buio e acqua. Beh, Rajin è ottimo, no? No, perché nell'ultima ondata il suo Legend ci ammazza male. GG per Rajin! Ho provato Mog, ma a parte i pochi danni non dà l'enchant al party e dunque non riuscivo a mantenere alto il countdown. Ho provato con un team composto da Squall, Aerith e Aranea. Naturalmente mi portavo dietro delle call ability adatte per ricaricare il countdown, riuscivo sì a superare la prima e la seconda ondata, ma arrivavo completamente scarico di tutto nella terza ondata. Insomma, ho provato e riprovato un fottio di volte fino a ricordarmi di avere Lightning e anche a decidermi di utilizzarla. Nella seconda ondata diciamo che non ci sono stati grossi problemi con quasi nessun team, più che altro non dovete fare mai giocare alla Fenice, specialmente dopo che si rianima, visto che se gioca lei ricarica un fottio di HP e qua il countdown si ricarica con il delay, dunque Garland e Lightning sono ottimi. Infine, nel terzo stage sono arrivato stracarico e lo stavo per distruggere male. Quando ad un certo punto... Me lo spiegate? No, davvero, non ho capito come ha fatto a subire tutti sti danni. Ho provato a temporeggiare, ma nulla, sono stato costretto al reset. E nella run che vedrete a video mi sono accorto che subisco tutto questo danno quando vado ad utilizzare la X di Lightning. Dunque, ricarica gli HP? Fatemi sapere perché ho un mo' ricordo. E quindi per ovviare a questo problema, verso la fine non ho più utilizzato la sua X, signori. Che stress questo stage, ma alla fine ci siamo riusciti, in 110 turni, senza subire il KO, senza subire danno HP e con uno score superiore al milione. I punteggi degli altri stage magari li vedrete direttamente a video. Signori, che faticaccia, comunque sono riuscito grazie anche al fatto di potermi confrontare con i ragazzi sul server Discord, dunque unitevi al server che a volte si trovano soluzioni alle quali non si pensa, soluzioni semplicissime alle quali non si pensa. Trovate il link in descrizione e ringrazio Mandala, fammi sap se ho pronunciato bene il nick, per avermi ricordato la call ability di Amidantherion per il debuff. Difatti dimenticavo di dirvi che nell'ultima ondata il countdown si ricarica solo se i boss
hanno almeno 5 debuff e visto che le rimuovono, devono essere dei debuff framed. Comunque non voglio dilungarmi oltre che già il video in sé è lungo, voglio solo dirvi che nella descrizione e nel primo commento troverete delle scorciatoie e naturalmente come sempre fatemi sapere quale team avete utilizzato voi per superare questo stage, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, lasciate like e condividete il video per supportare il canale e detto ciò vi auguro una buona visione. これは裁きよ。 時には誰も抗えない。さあ、もだえなさい。栄光の痛みを。 刻め。 おしまいにしてあげるよ。 滅びの光よ。
Sabakiu! Kizame! Maryoku! Kizame! 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 さあ、おしまいにしてあげるよ。してあげるよ。
これは裁きよ。刻め。 刻め。 おしまいにしてあげるよ。 おしまいにしてあげるよ。 定め。
Let's go.
Let's go.
悪くない勝ち方だ。 Thank you.
受けろ。
息を。 まだ終わらんぞ。
Daichi no ibuki o. Ukero! Ready?
Let's go.